Eccoci qua nella sede dell'Associazione Radicale della Medaglietta per questa conferenza stampa che vuole ripercorrere una vittoria che abbiamo portato a casa dopo lungo tempo, una vittoria direi di diritto e di democrazia che oggi proveremo ad analizzare un po' più nel dettaglio con i protagonisti di questa vittoria. Intanto ci presentiamo, io sono Igor Boni, attualmente sono presidente di Radicali Italiani, ma quando abbiamo cominciato questo percorso ero coordinatore dell'Associazione Radicale della Medaglietta. Poi abbiamo il nostro pool di avvocati, Marco Briccarello e Gabriele Molinari, poi citiamo anche Vittorio Barosio che non è presente ma che è stato parte importante di questo percorso, e Marco Faccioli che è un cittadino di San Germano. Ed ecco che entriamo nel luogo del delitto, diciamo, San Germano Vercellese, un piccolo comune della provincia di Vercelli, un comune che per chi lo conosce è caratterizzato dalle risaie, che è guidato da un sindaco, Michela Rosetta, che ha emanato insieme alla sua giunta una delibera, fotocopia rispetto ad altre delibere approvate da altri comuni a guida leghista o di simpatizzanti leghisti in giro per l'Italia, che già nel titolo spiegava un po' tutto. Titolo diceva che la delibera mirava a fermare l'invasione / immigrazione africana e non solo. Nel testo poi si andava nel dettaglio a spiegare con un linguaggio assolutamente non istituzionale i rischi che correva il comune da questa invasione, e si prevedeva una multa fino a 5.000 euro per i cittadini di San Germano che non avessero comunicato al comune la loro volontà di ospitare cittadini non immigrati irregolari, clandestini, ma cittadini richiedenti asilo, immigrati regolari. Noi abbiamo iniziato un percorso, prima di passare la parola agli avvocati, che è stato un percorso più politico. Abbiamo provato a fare una conferenza stampa, siamo andati a San Germano con Giulio Manfredi, con Roswitha Flaibani, davanti al comune per denunciare la follia di questa delibera. Siamo stati dal prefetto di Vercelli che, dopo avere con una lettera molto dettagliata illustrato quali erano le violazioni che noi ritenevamo essere presenti nella delibera, il prefetto ci ha detto che era opportuno non intervenire per non dare luce a questa iniziativa. Abbiamo fatto fare un'interrogazione in Parlamento per portare all'attenzione del ministro degli interni, allora era Minniti, la questione. Il Minniti ci ha detto che purtroppo non aveva competenze per fermare la delibera, e dato che siamo abbastanza testardi e che abbiamo incontrato sulla nostra strada un'altra persona altrettanto testarda, che è Marco Faccioli, cittadino di San Germano, abbiamo provato di utilizzare le armi non violente della giustizia che ha condotto a questa vittoria. Prima di dare la parola agli avvocati che ci spiegheranno quali sono state le difficoltà, quali sono stati gli elementi che sono stati utilizzati nel ricorso, dico ancora questo: l'attuale ministro dell'interno Lamorgese, che era prefetto a Milano, di fronte alle stesse delibere approvate da alcuni comuni del milanese, era intervenuta, lei sì, non come prefetto di Vercelli, facendo ritirare quelle stesse delibere. San Germano ha avuto il non invidiabile record di rimanere l'ultimo comune a mantenere in vigore questa delibera, record che gli abbiamo tolto dalle mani perché adesso la delibera è cancellata dalla sentenza del TAR. Io partirei da Marco Briccarello, che è uno degli avvocati del pool, che introduce la vicenda dal loro punto di vista più del diritto amministrativo, e poi passiamo la parola a Gabriele Molinari. Fino a Camargo, faccio concludo in bellezza. Concludiamo in bellezza. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Marco Briccarello, ho collaborato con il collega Molinari e con il professor Barosio alla definizione di questo giudizio, allo svolgimento del processo, e ci tenevo particolarmente oggi a raccontarvi il nostro punto di vista, che è stato apprezzato dal TAR con una sentenza che ha colto gli aspetti essenziali del ricorso, anche se un po' succintamente. Ma il TAR stesso ci dice che la vicenda è così clamorosamente fondata dal nostro punto di vista, quindi il ricorso era clamorosamente fondato, che meritava una sentenza breve, quindi prendere quella che i giudici chiamano la ragione più liquida, cioè il punto centrale della vicenda, e da lì costruire attorno la sentenza.
Noi abbiamo conosciuto Igor Boni, quindi l'associazione, e l'avvocato Faccioli, che è poi il ricorrente, quindi la parte sostanziale di questo giudizio, più di 2 anni fa, quando sono venuti a raccontarci questa vicenda e a portarci quello che, almeno a me personalmente, ha fatto uscire gli occhi dalle orbite leggendolo, cioè questo provvedimento amministrativo, perché poi parliamo di un provvedimento amministrativo, è un verbale, una deliberazione della giunta comunale, che quindi rientra a tutti gli effetti tra quegli atti che possono essere impugnati di fronte al TAR, nella fattispecie il TAR Piemonte, perché la competenza di Vercelli ovviamente ricade sul TAR Piemonte. Dicevo che mi sono usciti gli occhi fuori dalle orbite perché ci sono delle affermazioni, secondo me, di una certa gravità che escono dal linguaggio istituzionale in questa delibera, perché il merito è una cosa di cui parleremo, ma anche la forma è un aspetto che va comunque salvaguardato a livello di istituzioni, perché ci sono proprio degli attacchi, anche gratuiti, su quelle che sono le linee politiche del tempo, perché ovviamente dobbiamo riportarci a quando questa ordinanza è stata fatta. E esce un giudizio di, a mio parere, di disvalore su quello che poi era il fatto che si andava a cercare di contrastare con questa delibera, cioè appunto l'immigrazione. E l'immigrazione è una parola che sarà chiave in questo processo, perché è una di quelle materie su cui il Comune non può intervenire. Questa è una materia così importante che tocca dei valori costituzionali, non solo costituzionali, ovviamente anche sovranazionali, tali per cui non può essere il singolo, la realtà locale, a gestirla, ma c'è una competenza che deve essere necessariamente dello Stato. Quindi noi dobbiamo riportarci a livello superiore, a livello nazionale, per l'appunto lo Stato. Dopo aver letto questa delibera abbiamo detto: cosa facciamo? Perché noi avevamo un cittadino, il ricorrente, che voleva esercitare un suo diritto, che era quello di partecipare attivamente alla vita del suo comune e quindi anche a queste politiche di accoglienza con determinate forme, che adesso è inutile che ripercorriamo, ma che aveva questo desiderio che gli veniva in un certo modo precluso. Io ho letto in certe dichiarazioni, che non sono ovviamente nel provvedimento perché sono state rese dopo, che questa delibera non nasceva con lo scopo di impedire niente a nessuno, semplicemente di regolamentare una materia. È certo però che se uno mi mette tante pagine, perché la delibera costa poi di 7 pagine, quindi un atto molto lungo per una delibera di giunta comunale, in cui ci sono una serie di adempimenti che io devo osservare e soprattutto c'è una sanzione pecuniaria grave, perché comunque parliamo da un minimo di 150 euro a un massimo di 5.000 euro, che è una somma già discreta, allora forse sì, non mi dici te lo vieto in forma espressa, ma nella sostanza mi metti molti ostacoli. Tutti conosciamo il contenuto di questa delibera, è inutile ripercorrerlo. Quello che a me fa specie sono i 2 o 3 punti su cui volevo soffermarmi, sono questi doveri di comunicazione che vengono richiesti alle persone o alle associazioni che volessero ospitare questi soggetti. Cioè c'è un dovere di comunicare preventivamente all'amministrazione quelle che sono poi le volontà che verrebbero attuate, quindi le forme di ospitalità. Comunicare se si partecipa a un bando è pubblico, cioè io non ho un obbligo di comunicare una cosa pubblica che risulta per l'appunto dalla mera partecipazione. Fare, produrre delle relazioni di aggiornamento, cioè proprio degli obblighi anche penetranti per le attività che poi tutti ordinariamente compiamo. E poi appunto, come vi dicevo, una sanzione nel pecuniaria grave nel caso in cui io non rispettassi quelli che erano gli obblighi che mi venivano richiesti. Fatto questo, letta questa delibera, appunto abbiamo un cittadino che dice: io mi trovo in difficoltà perché se poi sbaglio ho delle conseguenze pregiudizievoli. Ho un'associazione che nel suo statuto e soprattutto nelle attività che ha sempre fatto negli anni, perché Igor Boni ci ha documentato con un dossier, vedete che il fascicolo non è piccolo, ponderoso. Con un fascicolo, esatto, un fascicolo ponderoso. Anche il dossier di Boni. E il dossier di Boni che entra nel fascicolo. Il dossier di Boni ponderoso rende il fascicolo ponderoso. Esattamente. Ci ha documentato tutte quelle che sono state le attività, che ovviamente voi conoscete benissimo, fatte nel corso degli anni proprio su questo tema specifico. E quindi anche l'associazione ha detto: io voglio essere parte di questa contesa, tanto più che si era già attivata preventivamente, come Igor ci ha ricordato, provando a cercare di risolvere il problema, perché poi anche a livello politico, come è stato detto, bisogna cercare di risolvere i problemi, quindi trovare il problema e risolverlo in via, diciamo, bonaria era la soluzione che sicuramente sarebbe stata migliore. Non è stato possibile e allora siamo intervenuti noi. Abbiamo studiato la fattispecie, abbiamo visto che c'erano molti vizi, a nostro avviso, in questa delibera. Chi la legge e non la legge da non tecnico
si fa impressionare dalla forza delle parole che inevitabilmente colpiscono, ma chi la legge da tecnico si fa impressionare da quelli che io chiamo vizi, che poi tradotto sono degli errori, diciamo, degli elementi che non avrebbero dovuto essere fatti diversamente. Abbiamo articolato 5 motivi di ricorso, quindi comunque un ricorso molto strutturato. Ripercorrendoli brevemente, noi abbiamo detto che il Comune, come vi dicevo, non ha competenza nella specifica materia dell'immigrazione, perché, come vi dicevo, appunto una materia che spetta alla competenza dello Stato. C'è un articolo della Costituzione che ce lo dice, l'articolo 117, quindi già questa era proprio una violazione di legge puntuale. Poi, ammesso e non concesso che potesse farlo il Comune, non poteva farlo la Giunta Comunale, perché non è una materia di quelle che rientra nella Giunta. Anche qui abbiamo un articolo di legge, l'articolo 42 del testo unico degli enti locali, che ci dice cosa fa la Giunta e non lo fa. Non c'è una cosa che rientra in questo tipo di provvedimento. Poi, leggendola, abbiamo visto che il sindaco, insomma, la Giunta Comunale, riteneva che ci fossero ragioni di urgenza tali da dover emanare questo provvedimento con determinate forme più abbreviate, e citava certi articoli di questo testo unico degli enti locali che sono proprio quelli per le ordinanze contingibili urgenti, cioè gli articoli 50 e 54. Ma questi articoli disciplinano dei provvedimenti tipici che si possono fare solo in condizioni molto gravi, quando c'è un problema così pressante che non ti permette di fare nient'altro se non quello. E ovviamente non era questo il caso, perché non c'era nessuna emergenza, neanche di tipo sanitario, che potrebbe essere la prima cosa che possiamo pensare grave per dire devo provvedere subito. Qui non c'era nessun problema a San Germano, era un problema di non volontà di fare un certo tipo di politica. Poi abbiamo detto una cosa che secondo me è molto importante, che non c'è nessuna norma nell'ordinamento nazionale, e meno ancora in quello comunitario, che oggi è parte del nostro ordinamento, che imponga a un soggetto quale che sia questi specifici obblighi e doveri, definiti doveri nella delibera. Quindi anche qui il Comune ha agito senza che ci fosse una norma che gli dava il potere di farlo, che è una cosa di una certa gravità. E poi abbiamo fatto un vizio che nel diritto amministrativo si chiama sviamento di potere, ma che vuol semplicemente dire: tu hai fatto una cosa dichiarando di farla a un certo fine, ma in realtà volevi farla per un altro fine. Quindi in buona sostanza qui si dichiara di voler fare questa politica di regolamentazione, chiamiamola così, perché poi questo in realtà, abbiamo detto con un verbale di delibera di giunta, ma è quasi come se fosse un regolamento, perché sono obblighi e doveri e poi sanzioni se non le fai. Vuoi regolamentare una materia e tu dici questo, in realtà lo fai perché, come leggiamo dal titolo che ci ricordava i Gorboni, tu vuoi tutelare il territorio sangermanese dall'invasione, immigrazioni, che sarebbe immigrazione ma fa lo stesso, delle popolazioni africane e non solo. Quindi il vero fine del provvedimento noi poi lo leggiamo tra le righe, nella parte motivazionale. Quindi hai un bel vestito da regolamento, in realtà non sei un regolamento. Quindi questo è il perimetro in cui abbiamo giocato. E il Tar Piemonte, che vi dicevo, ha detto, ritenuto di poter provvedere in forma semplificata, quindi con una sentenza un pochino più snella di quelle che sono quelle ordinarie, proprio perché, ci dice il giudice, si ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso. È una cosa così solare che è inutile perdere tempo con tante pagine quando si può inquadrare bene il punto. E questo è quello che ha fatto il TAR. Il TAR, come quell'aneddoto napoleonico, quando hai ragione non devi stare a farla troppo lunga. Ecco, l'articolo 74 del codice del processo può essere riassunto così. Dicevo, la sentenza inquadra, quindi io vi ho raccontato quello che era già lì. Poi c'è stata la fase processuale, ma che non vi sto a raccontare più di tanto perché non interessa a nessuno. Siamo andati, io, Gabriele, il professore, a discutere in aula. Il Comune non era costituito, non è neanche venuto a difendere le sue ragioni. Quindi abbiamo parlato solo noi con i giudici. Ovviamente il processo amministrativo è tutto scritto, quindi avevamo già fatto un ricorso, avevamo fatto delle memorie, prodotto dei documenti, quindi il giudice aveva già a sue mani tutto quello che serviva. E nella discussione abbiamo cercato di dare un po' quello che era il senso del nostro ricorso e far evidenziare quelli che erano per noi gli aspetti che ci stavano più a cuore. È stata una bella udienza, Gabriele se la ricorderà certamente, anche perché il presidente del TAR quest'anno ha introdotto una cosa molto carina, nel senso che permette a delle scolaresche di venire a assistere alle udienze e quindi a coloro che studiano diritto di toccare con mano anticipatamente quello che poi è in realtà la vita giudiziaria.
E quindi noi abbiamo fatto questa udienza con un pubblico nutrito, perché c'era il pubblico che c'è normalmente, che sono coloro che sono interessati allo svolgimento delle udienze giudiziarie del Tar Piemonte, e più questi ragazzi che quindi hanno potuto, anche da studenti, apprezzare quello che poi è stato il nostro discorso. Questo è proprio tutto l'iter processuale in due parole. E arriviamo alla sentenza, che è quello che ci interessa di più. La sentenza, vi dicevo, riconosce manifestamente fondato il ricorso e si concentra su due aspetti. L'aspetto che ci sta più a cuore è un passaggio che dice: il collegio osserva che il potere, così come esercitato dal comune, introduzione di plurimi obblighi di comunicazione ai proprietari, possessori, gestori di immobili, e la previsione di una sanzione amministrativa, con gli importi che ci è ricordato, non è previsto da alcuna disposizione di legge, che è quello che io vi dicevo un attimo fa. Cioè, noi abbiamo detto, tu questo non lo puoi fare. Che ti piaccia o non ti piaccia, non state a fare queste cose. E il TAR ha proprio focalizzato questo punto in sentenza. Poi il TAR ci dice anche, come vi dicevo prima, che c'è un articolo del testo unico degli enti locali, che è l'articolo 42, che ci dice, guarda comunque, che ci sono anche delle formalità da rispettare, ci sono delle competenze in capo agli organi del comune, qualcuno aspetta il consiglio, qualcuno aspetta la giunta. Se tu vuoi fare un regolamento, cara giunta comunale, ammesso che poi sia lecito, e non è lecito, perché ce l'ha già detto il TAR che non lo è, ma anche quando anche lo fosse, non lo fai tu giunta, lo farà il consiglio. Questo ve lo dico perché, intanto perché c'è in sentenza, e poi perché se ho letto su qualche quotidiano che il sindaco diceva: ma il TAR mi annulla il provvedimento per un vizio di competenze, io riprovvederò. Che per carità, io non faccio il sindaco, quindi non è un problema mio se lo farà o no. Però il TAR ci ha detto un po' di più, ti ha detto: attenzione, io non ti dico solo che te l'annullo perché l'ha fatto un soggetto che non poteva farlo, ti dico anche che non c'è questo potere. Il TAR, come ha già voluto un po' regolamentare la materia proprio per evitare queste cose, quindi sarà interessante vedere cosa succederà. Ovviamente io non ho la palla di cristallo, non ve lo posso dire, però siccome questa è una sentenza molto positiva per noi per due ragioni. La prima è che ci fa conseguire un risultato a cui io tenevo molto. Ripeto, si fanno tante cause, se uno fa l'avvocato vive di quello, qualcuna ti innamori un po' di più, qualcuna ti innamori un po' di meno. Questa è una di quelle di cui ci si innamora, perché c'è proprio una ragione sostanziale. Poi noi applichiamo il diritto e quindi lasciamo perdere le questioni sostanziali che ci stanno a cuore. Però in una vicenda così particolare, dove ci sembra di aver reso un buon servizio alla collettività, no? Avere, dico, tutti gli attori di questa vicenda, sia le parti che noi avvocati, è importante averlo fatto. E poi, ovviamente, non avendo la palla di cristallo non vi posso dire cosa succederà. Mi auguro, però sinceramente, proprio per una ragione di giustizia, che questa materia, questa vicenda finisca qui. Una materia così importante non deve essere stiracchiata sulla pelle delle persone che poi si trovano a vivere invece dall'altro punto di vista questa vicenda. E io, se non ci sono domande, non avrei altro da aggiungere. Diversamente, passerei la parola a Gabriele. Io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto, credo, molto bene Marco Briccarello. Ci tengo anche a fare una premessa che credo sia importante, visto anche, diciamo, un altro mio ruolo. Io sono stato in questa sede, diciamo così, sotto spoglie differenti, che sono quelle del militante o comunque del candidato, comunque del rappresentante politico. Parlo invece in questo caso come legale, nella consapevolezza che ho sempre cercato di scindere i due aspetti in maniera anche molto, molto netta, che poi è anche alla base della prima chiacchierata che abbiamo avuto con Igor, proprio perché se da un punto di vista tecnico mi fossi reso conto che questo provvedimento, rispetto al quale ovviamente ho un mio, diciamo così, ho una mia opinione, un mio punto di vista personale e anche politico, ma se da un punto di vista, diciamo, formale, tecnico, avessi ritenuto che questa cosa o comunque un'altra che diciamo fosse in corsa nelle osservazioni e nelle censure dell'associazione Aglietta avesse comunque una sua ragion d'essere, almeno da un punto di vista tecnico-giuridico, io ovviamente lo avrei detto. E quindi il motivo per cui siamo qui è perché abbiamo ritenuto, poi anche di concerto con i colleghi Briccarello e Barosio, che le censure che si potevano fare da un punto di vista tecnico esistevano e sono state poi la base di tutte le riflessioni che ha fatto Marco. Per cui non vi dilungherei, faccio solo una precisazione che credo importante, riprendendo proprio la conclusione del discorso del collega, quando parla di sostanzialità. Ecco, penso che in una rappresentazione di questa vicenda anche all'esterno forse sia, magari
una mia percezione fallace, di cui mi scuso, sia passata un po' la teoria per cui in qualche modo ci sia una ragione formale di fronte a ragioni invece sostanziali. È esattamente l'opposto. La sentenza nella sua integralità dispone proprio secondo quelle che sono le osservazioni che sono state fatte da Marco Briccarello, nell'ottica di una, diciamo così, affermazione chiara rispetto all'assenza del potere dell'amministrazione comunale in quel tipo di materia. Quindi credo che anche se ci fosse una rappresentazione che parta da questo aspetto, al di là della competenza, qui torniamo alla prima parte del discorso di Marco, quindi del discorso che, come si suol dire, taglia la testa al toro tra giunta e consiglio, ma non è questo il punto è che non c'è quel potere, e quindi credo che questo avvalori quel ragionamento sulla sostanzialità che faceva Marco, a cui io tengo molto, perché penso che sia proprio, e qui faccio una concessione, una valutazione che in qualche modo è anche metagiuridica, diciamo, che non ci si deve dividere tra formalisti e sostanzialisti, dando per scontato che chi chiede che alcune regole siano rispettate passi per formalista, perché quelle regole sono sostanze e quindi noi dobbiamo considerarle come tali, e poi ovviamente i luoghi dove formulare le nostre critiche possono essere i più disparati, perché ci possono essere, ripeto, l'inizio del mio intervento, ci possono anche essere degli atti ineccepibili da un punto di vista tecnico-giuridico rispetto alla quale ciascuno di noi si sente libero comunque di manifestare il proprio dissenso. Ma in questo caso eravamo in un ambito differente in cui abbiamo ritenuto giusto fare quel tipo di censure in quella sede, e credo che poi i risultati sono quelli di cui ha parlato Marco. Io non ho altro da aggiungere e quindi vi restituisco il microfono. Bene, intanto ringraziamo i due avvocati, poi ovviamente dopo l'intervento di Marco Faccioli, se ci sono domande, approfondimenti, li riinterpelliamo. Sono molto d'accordo sulle cose che ha detto Gabriele adesso, cioè il fatto che la forma sia sostanza, per noi, diciamo, radicali che da 30 anni facciamo politica, è una base di partenza, e in questo caso siamo di fronte a qualcosa che non è scontro politico, è appunto pre-politico, perché quando un comune si permette di fare una cosa del genere, con toni del genere, su un tema che assolutamente non è di sua competenza, non è più lo scontro sul tema immigrazione, è qualcosa che viene prima. Poi dopo ragioniamo su cosa fare dei decreti immigrazione, di come gestire la vicenda migratoria, questa è una cosa che viene prima, e quindi è una vittoria che ha un valore dopo, secondo me. Però, tornando alla vittoria, sentiamo chi a San Germano ci vive, che è residente a San Germano, e quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a essere parte di questa partita. Marco Faccioli. Grazie, buongiorno a tutti. Ma magari mi sentite anche senza me. No, ma sei tornato. Beh, oddio, diciamo che io mi sono... questa situazione l'ho vissuta sulla pelle. Devo dire che in un piccolo paese come può essere quello di San Germano Vercellese, ma soprattutto a San Germano, quello che è il sentire comune all'interno dei bar, all'interno dei circoli, è quello di sostanzialmente considerare l'extracomunitario coincidente con l'africano più che altre parti del mondo, perché uno statunitense nell'ottima, no, ma questo non sto scherzando. Io sono convinto che se intervistassi tante persone del paese in cui vivo chiedendo se uno statunitense, un extracomunitario, mi dicono di no. Perché? Perché è bianco. Io ho un lungo rapporto con l'Africa, che tuttora vivo, nel senso che io faccio anche come secondo lavoro di procuratore sportivo, quindi sono spesso in Senegal, in Africa nera. Ho un rapporto con queste popolazioni che conosco, con cui faccio degli affari. Ho imparato, seppur nel mio piccolo, cosa vuol dire avere il male d'Africa. Cioè, ho un rapporto che considero veramente affettivo con questo continente. E già in passato, quando ero molto più giovane, ero stato forse tra i primi, assieme naturalmente ad altri, a fare in Vercelli quella che era la prima associazione multietnica della città, che già aveva nel suo DNA l'idea di un'integrazione futura, di mettersi d'accordo con altre popolazioni che poi sarebbero arrivate e via discorrendo. Avevo già in passato ospitato a casa mia dei soggetti extracomunitari.
Quando ho letto questa ordinanza, insomma, mi si è un po' accapponata in pelle, perché di fronte a quella che era una mia intenzione, che credo nobile, poi magari mi sbaglio, potevo essere anche sanzionato, come dicevo giustamente prima Marco, con una pena neanche poco, 5.000 euro. Quella che è il sentire comune in paese era che fosse una norma, e tra l'altro qualcuno l'ha anche scritto, per frenare l'immigrazione contro i profughi, contro gli immigrati, anche perché sappiamo che viene sempre fatta di tutto un erba un fascio. A vederla anche più attentamente, santo cielo, è anche una norma contro il cittadino italiano. Perché? Perché se il proprietario di casa sono io, che voglio fare una certa attività, poi la multa la prendo io, perché sono io che, magari non rispettando quelli che erano i dettami di questa ordinanza che ha fatto la fine che ha fatto, ne avrei poi pagato le conseguenze. Io non voglio farla troppo lunga, finisco solamente con un piccolo aneddoto che suona anche involontariamente comico, che nell'entrata e nell'uscita del paese, sotto il nome del paese, il cartello con il nome, c'è una scritta che è stata fatta mettere dal comune in dialetto locale: ben rivà antispaes. Non so se è il caso di tradurla, o di benvenuti in questo paese. E qua do la parola a Ezio. Grazie. Grazie Marco. Se ci sono domande, è il momento. Se avete qualcosa ancora da aggiungere, si può fare. Magari una cosa, naturalmente, aggiungendomi la sentenza, e il comune è anche stato condannato a pagare le spese di questo procedimento. Quindi è anche questa una notizia positiva. Sì, credo adesso questo, facciamoci dare un approfondimento dagli avvocati, non credo che sia che fosse per forza così, poteva essere, sentiamolo. Sì. Allora, c'è una regola processuale che prevede che chi perde il giudizio si faccia anche carico delle spese che questo giudizio ha comportato. Capita spesso, per ragioni più varie, la complessità della causa, se ci sono state tesi contrapposte molto divergenti, dove tutte e due potevano avere delle ragioni, che le spese vengano compensate, il che vuol dire che ciascuno si tiene le sue, chi le ha sostenute non le può ripetere. In questo caso il TAR si è sentito di dire, ma proprio perché ha già detto all'inizio della sentenza che il ricorso era manifestamente fondato, di applicare la regola processuale in virtù della quale chi perde paga le spese. E mi sembra una conclusione condivisibile, perché proprio perché il ricorso è fondato, è diciamo ingiusto, usiamo un termine un po' atecnico ma che rende il concetto, che delle parti abbiano dovuto sostenere delle spese, perché adesso ve ne dico una: il contributo unificato nel giudizio amministrativo è molto costoso, perché sono 650 euro che le parti hanno dovuto sostenere per poter arrivare a ottenere questa sentenza. Il giudice dice non è giusto che questo costo resti a carico di due soggetti che sono stati sostanzialmente obbligati a fare questa azione per vedere riconosciuto la loro pretesa, e quindi le pone in capo al comune. Complessivamente, se vogliamo fare dei numeri, ma solo perché mi è stato chiesto, queste spese sono state liquidate in 3.000 euro oltre agli accessori di legge, e compreso anche questo, oltre a questo contributo unificato che le parti hanno già pagato. E quindi questo è percorso netto, è una sentenza molto netta. Esatto.